Sanità nel Rubicone e benessere dei cittadini sono stati il filo conduttore del confronto tra i candidati sindaco per il comune di Savignano che si è svolto in una sala all'Ende Gremita con alcuni cittadini rimasti in piedi a seguire il dibattito. Ad organizzarlo il Centro per i diritti del malato Natale Bolognesi, presieduto da Luca Menegatti. A contendersi la carica di primo cittadino, Nicola Della Pasqua, candidato del centro-sinistra in continuità con l'amministrazione uscente, Lorenzo Sarti, sostenuto da una coalizione di centro-destra, e Luca Pirini della civica Coraggio Savignano Cambia. I tre, con interventi scanditi da un rigoroso timer in rispetto della par condicio, hanno esposto la loro posizione sui servizi sanitari del distretto Rubicone, sui CAU e sui servizi per la popolazione anziana e spiegato le loro proposte e idee. Dopo un'ampia parte dedicata al tema sanitario, i candidati di fronte ad un pubblico molto attento e partecipe hanno affrontato anche altre tematiche importanti per il territorio, dal decoro alle politiche fiscali, dalla viabilità alla cultura, passando per le politiche residenziali, in particolare verso i giovani, e l'integrazione. Infine, l'appello al voto prima dell'applauso da parte del pubblico che ha concluso un confronto serrato ma corretto.